È arrivato il momento del premio di arti grafiche e la classifica è la seguente. Con punti 265 al quinto posto abbiamo Ismail Akinç, proveniente dalla Turchia. Con punti 311 al quarto posto Ravi Shankar Roy dall'India e con punti 316 al terzo posto Osama Salam, Egitto. Con punti 436 al secondo posto Victor Roca dal Cile. Con punti 553 al primo posto Liga Saralapinska dalla Lettonia. Liga Saralapinska è pioniera del progetto culturale La Nostra Isola, socia fondatrice dell'associazione culturale DILA, per la quale svolge il ruolo di ambasciatrice in Lettonia. Liga Saralapinska è nata e vive in Lettonia, nella città di Jelgava. Artista, disegnatrice, traduttrice, si dedica anche alla scrittura di poesie. Oltre alla lingua lettone, sua lingua madre, ha ottima conoscenza del russo e dell'italiano. Sull'esistere, sulla poesia e sul senso del dedicarsi a sul dipingere a suo paesaggio, scrive: non credo che tutto sia già stato detto, già scritto, già visto e già fatto. Più sappiamo, più tanti misteri possiamo svelare. Aprirsi al mondo è la via all'eternità. Chiudersi sbarra il cammino. Non sempre però dobbiamo intraprendere qualche cammino. Si può essere poeti senza scrivere poesie, come si può essere pittori senza dipingere quadri, in certi momenti almeno. L'importante è guardarsi attorno, non temere di sbagliare, di capire o anche di fraintendere, ma condividere tutto ciò che viviamo, che scriviamo e che dipingiamo. Le conversazioni, i litigi, le preghiere, le fughe, i ritorni, tutto accade, tutto è vita. Le regole dei giochi e altre leggi hanno breve durata. I confini nelle nazioni e delle carceri, i tabù della società, tutto ha vita breve. Le montagne invece, i fiumi, le speranze vivono molto di più. I miei versi, i miei dipinti sono forse solo un cenno della mia presenza tra voi, tra i vostri bei volti e le vostre spalle stanche. La certezza che ho provato a vivere, ad amare e conoscere. La testimonianza delle mie esperienze, ahimè, spesso non gradite, la prova dell'amore per questo mondo. Amore che fa sopravvivere, amore che fa vivere attimi di armonia. Proietteremo ora un video realizzato da Bruno Mancini che utilizza immagini tratte dai dipinti di Liga Saralapinska e la colonna sonora musicale del maestro compositore Roberto Prandin, qui presente in sala e del quale tra poco proporremo in anteprima mondiale un brano della Sinfonia Tedesca.